alla prossima. Una strizzatina al prossimo appuntamento calcistico dell'Ascoli Picchio, a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele Ascoli. Diciannove e ventidue minuti, amici all'ascolto di Latte e Miele, buonasera e benvenuti all'appuntamento del giovedì con Occhio alla Prossima, in studio con Serafino Galli, Eugenio Gaspari. Buonasera Eugenio. Buonasera a te e a tutti i cuori bianconeri all'ascolto. Come annunciato, l'ospite della serata, della puntata di oggi, è il difensore dell'Ascoli Picchio, Davide Cinaglia. Buonasera Davide. Buonasera. Accompagnato dall'addetto stampa dell'Ascoli Calcio, Valeria Lolli, che ringraziamo per la disponibilità del calciatore bianconero. Appuntamento di oggi per voi all'ascolto, vi ricordo subito i riferimenti della trasmissione per intervenire in diretta: 0736 30 41 31 339 81 49 501 è il numero per i vostri SMS, anche per WhatsApp, vi ripeto il numero 339 81 49 501, lo trovate anche sulla codifica RDS di Latte Miele. Per chi invece volesse mandarci delle email può farlo all'indirizzo radiogol@lattemieleascoli.it. Vi ricordo altresì che Latte Miele è ascoltabile ovviamente oltre che in radio anche attraverso internet in streaming su lattemieleascoli.it. Riferimenti lo trovate anche sulle nostre pagine Facebook e Twitter e ovviamente anche attraverso l'applicazione TuneIn, reperibile attraverso i market, dove c'è anche l'applicazione Latte Miele Ascoli Marche Abruzzo, sui vari market di Android e di iOS. Bene, terminate le comunicazioni di servizio, iniziamo a parlare di Ascoli, di Ascoli Picchio, l'Ascoli che arriva da questa sconfitta di Modena, una sconfitta che ha lasciato molto amaro in bocca, Davide, anche perché la partita sembrava anche nel primo tempo che l'Ascoli fosse un po' padrona del campo, poi quei due calci di rigore, uno al 90esimo, hanno un po' tagliato le gambe all'Ascoli. Sì, eravamo molto arrabbiati a fine partita per quanto è successo, però dobbiamo subito levare questa sconfitta e pensare già da sabato, perché arriva un avversario forte e dobbiamo fare punti. Una curiosità, in gara è così, no? Sicuramente in campo voi percepite che magari delle decisioni non sono giuste, comunque che ci possa essere mentalmente una certa predisposizione dell'arbitro in una maniera piuttosto che un'altra. Come approcciate il rapporto con l'arbitro? Cambia un po' il rapporto fra voi e l'arbitro? Per esempio con Candussio penso che insomma non ci siano state parole tenere in campo, no? Tra i giocatori dell'Ascoli Picchio. Ma lui secondo me ha cominciato subito un atteggiamento molto duro nei nostri confronti e si è visto sinceramente, dei gialli subito all'inizio sinceramente non so il motivo, anche perché è palese la munizione che ha dato ad Antonini, cioè dopo che un giocatore capitano prende una gomitata, gli spaccano il sopracciglio, penso è dovuto una protesta anche minima, e invece subito l'ho ammonito, quindi però non lo so, in campo sinceramente devi pensare poco all'arbitro, perché più gli rompi le scatole più lui poi magari esatto. Può far danni, e dato che ultimamente non è che ci stanno aiutando molto, dobbiamo lasciarli stare e pensare solo a noi, e questo che credo che sia la strada migliore. Ovviamente spetta poi alla società sottolineare nelle sedi opportune determinate situazioni. I giocatori credo che in campo facciano bene a comportarsi in maniera diversa, anche perché poi potrebbero essere i primi a pagare come squadra in campo, no? con una tenda arbitrale che magari si predispone male durante l'incontro. Questa sconfitta per 2-1 subito da archiviare, dicevi tu, anche perché si poteva sicuramente riportare un risultato migliore se per esempio avesse concesso il rigore su Perez, poteva cambiare sicuramente il match di sabato scorso. Ma secondo me è stata una grande prestazione, la squadra ha giocato veramente bene, abbiamo giocato a calcio, sempre palla a terra, non l'abbiamo mai buttata, ci ha penalizzato i due rigori, secondo me se dai i rigori che ha dato al Modena deve dare anche il rigore su Perez, però purtroppo non l'ha dato e la partita purtroppo è stata persa. Sei entrato a partita in corsa, sei entrato forse nel momento più caldo, no? Dopo che l'Ascoli ha subito il gol, però insomma sei subito entrato nel vivo del match. Sì, beh, era il match che lo chiedeva, entrare subito forte, non subito, anche il difensore deve entrare subito così, perché è un ruolo particolare, ma i ragazzi in campo mi hanno aiutato tanto,
con la loro esperienza e quindi sono contento. Poi in 10 abbiamo fatto una in 10 no, la squadra difficile. Ha avuto anche una grande reazione. Secondo me se non dà il secondo rigore, da come stavamo in campo e dalla percezione che dava la partita, secondo me poteva succedere anche qualcos'altro. Che nei minuti finali poteva anche, perché lì il rigore, vabbè, l'hanno battuto al 90esimo, è stato qualche minuto prima. Poi di riffo di raffa, tra chi si butta, tra l'esultanza, quello è rimasto per terra vittima di crampi, diciamo così, per altri minuti, solo 3 minuti di recupero, quando poi nel secondo tempo, sì, oltre ai cambi, ci sono state molte altre. Si aveva la percezione che quella partita il Modena non la doveva perdere, quindi purtroppo c'è stato mandato questo arbitro, che poi, guarda caso, è stato anche un arbitro plurisospeso. Sì, noi siamo andati a curiosare un po', non chiamiamo in causa. Mettiamoci una pietra sopra, ne parliamo più. Ha fatto arrabbiare Zamparini, e vabbè, Zamparini si arrabbia facilmente. Speriamo che la dirigenza bianconera si sia fatta sentire, magari sotto. Ha fatto arrabbiare anche lo Spezia nel corso dello scorso campionato, in una gara contro il Pescara. Ha fatto arrabbiare anche lo Spezia. Ne ha fatto arrabbiare tanti. Ne ha fatto arrabbiare diversi. Tra l'altro è un arbitro che 2 stagioni fa ha avuto la deroga per arbitrare nuovamente in B, non ha avuto la promozione in A, ha avuto la deroga in B, e credo che sia stata la deroga anche quest'anno, quindi probabilmente, forse sì, qualcuno che crede in lui c'è, ma non tanto da promuovere ulteriormente nella categoria superiore. Questo è un dato di fatto per quelle, sì, che sono le situazioni oggettive. Ormai, insomma, i torti arbitrali sono forse un po' troppe, le conseguenze che sta pagando l'Ascoli e lo Scotto per queste decisioni arbitrali purtroppo quest'anno è iniziata bene, clamorosa, con fantasma col Cesena, è iniziata non bene con le direzioni arbitrali, con la speranza che magari poi alla fine errori e episodi a favore si riescano un po' a compensare, perché altrimenti sarebbe davvero grave. Questo farebbe pensare un po' a quello che si diceva anche lunedì scorso, alla malafede, no, di questi. Speriamo di no, speriamo che in questi casi sia stato solo di poca efficienza in campo, perché se dovesse essere malafede, insomma, sarebbe da cominciare a preoccuparsi, ecco, appunto, seriamente. Oh, parliamo invece di Davide Cinaglia, che nasce a Roma, le giovanili della Roma hai fatto praticamente, sì. E poi sei andato a Torino. A Torino, sì. E lì a Torino credo che, insomma, sei, diciamo, sbocciato dal punto di vista calcistico, a parte un settore giovanile importante, che dal punto di vista formativo credo sia davvero uno dei migliori in Italia. Sì, ho avuto la fortuna di avere anche degli allenatori che mi hanno aiutato tanto, come Antonino Asta, che purtroppo adesso è stato esonerato a Lecce, Moreno Longo, che è attualmente l'allenatore della Primavera del Toro, che con lui i giovani comunque crescono tanto, e poi ho avuto la fortuna di allenarmi con Ventura, che secondo me è un allenatore in Italia, secondo me è l'allenatore più forte di tutti. A proposito di Ventura ha speso ottime parole nei tuoi confronti, tra l'altro si pensava nel tuo dopo la tua esperienza col Ferrarpi Salò, mi sembra che Ventura voleva riportarti al Torino, inseriti nelle liste UEFA addirittura come sostituto di Darmian, perché tornava dai mondiali e quindi bisognava farlo rifiatare un pochino. Quindi credo che, insomma, il giudizio da questo punto di vista del tecnico del Torino è stato più che lusinghiero, anzi. Sì, quello è stato il ritiro estivo, ho fatto tutto il ritiro con loro, mi faceva fare il vice Darmian come quinto, non è il mio ruolo, perché io, esatto, comunque sei più centrale, sono che centrale, laterale, però giovane in una piazza così, in quei casi si può cambiare ruolo tranquillamente anche il portiere. Ero contentissimo, però comunque ero molto giovane, avevo voglia di giocare, non avevo voglia di rimanere lì a fare magari panchina o tribuna. Sì, avevo voglia di giocare. È uscita una piazza come Ascoli. Com'è nato il rapporto, cioè com'è nato l'idea Ascoli da Torino? Guarda, è uscita e si è conclusa subito in 2 giorni, in poco tempo, perché era quasi fine agosto. Io sono arrivato il primo settembre, mi pare, qui l'anno scorso, e il 28 agosto mi hanno detto: guarda che c'è l'Ascoli che è interessato a te, e io subito ho deciso di venire qui.
Hai chiuso il campionato lo scorso anno davvero in crescendo con l'Ascoli, no? Sei partito pian piano, poi direi che nella seconda parte della stagione prestazioni davvero importanti, le tue, ricordo per esempio quella di Pisa, una vittoria importantissima dell'Ascoli, una prestazione super, la tua di tutta la difesa bianconera, quella credo che sia stata una delle partite chiave dello scorso campionato. Quella del... Sì, personalmente è anche la più bella che abbia giocato, esatto, fino adesso. È stata veramente una bellissima partita. Sì, è vero, sono cresciuto tanto da gennaio in poi. Comunque i ragazzi dell'anno scorso mi hanno aiutato tanto. Giocare insieme a gente esperta come Mengoni, Pelagatti, Mori, mi ha aiutato tanto il mister, mi ha aiutato e mi hanno dato fiducia, mi hanno saputo aspettare. Dopo una brutta prestazione all'Aquila, che è stata veramente pessima, Lì un po' tutta la squadra. Sì, sì, però magari il giovane rispecchia di più, cioè si prende più colpi. Certo. E mi hanno dato ancora fiducia. Magari se le sente di più, sì, se va, sì, le fa, sì, per spalle. Sì, certo, piuttosto non che un quello, giovane, quello, esatto. Se le sente di più, anche perché poi fa il difensore. Esatto. Quindi è così. E dopo quella partita sono stato 2 settimane senza giocare. E mi hanno dato ancora fiducia e poi diciamo che sono uscito e sono veramente contento. Mi dispiace non aver giocato la partita di playoff perché ero squalificato. Purtroppo quello è un errore da giovane, diciamo, la partita col Teramo che sono stato espulso. È stato un errore che mi sono mangiato i gomiti per tanto tempo. Capita. Sì, sì, capita. Assolutamente. Però comunque non doveva capitare, perché sapevi l'importanza della partita che veniva e non doveva succedere. Però purtroppo. A proposito del finale di stagione, i tabellini portano che Davide Cinaglia lo scorso anno ha fatto un assist. L'assist è quello del calcio di rigore che l'Ascoli poi ha battuto l'Ancona al Del Duca. Il rigore fu fatto su Davide Cinaglia, che raccolse una respinta, palla sul palo mi sembra, no, su un tiro di Altobelli, la respinta mancata, no, del palo, la palla arriva sui miei piedi e non ho calciato perché sennò la mandavo in curva. E c'è Dorazio di fronte a te, provi a dribblarlo e me sono buttato. Anche perché poi sono andato su striscia. Anche, esatto, anche perché se dalle immagini televisive sembra anche che Dorazio abbia toccato sulla maglia, lui più sul contatto, però poi c'è Militello che disse la famosa buca del Duca dove è caduto Davide Cinaglia. Sì, sì. Però no, sì, è stata non lo so, la testa mi ha detto di far quello e per una volta gli arbitri è andata bene quella, sì, volta, sì, sì. Poi per 11 metri è stata un'emozione anche quella veramente bella, prendere il rigore e sentire il boato della curva, poi vincere il derby è stato veramente bello, anche se in quel momento non era servito a tanto, però poi dopo è andata bene successivamente, dopo tutte le vicende estive. Ma voi dal 2 giugno al 30 agosto praticamente, da quando è uscita la prima notizia fino avevate già capito che si saliva in B, oppure pensavate che qualcosa poteva andare storto? Ma sinceramente un giorno si diceva sì, un giorno si diceva no, un giorno forse, però l'abbiamo capito del ritiro, cioè appena siamo partiti tutti insieme in ritiro avevamo veramente capito che si poteva fare, c'era un'area diversa, sì, c'era un'area diversa e in ritiro già era uscita la prima sentenza, erano uscite le accuse, noi ogni giorno dopo l'allenamento della mattina prendevamo il telefono, dopo il pomeriggio prendevamo il telefono tutto a curiosare su internet, chiamavamo tutti quindi però secondo me è giusto quello che è successo. La rosa per la Serie B chiaramente è una rosa molto ampia, una rosa che è stata poi ampliata e soprattutto tra virgolette riempita di elementi di qualità provenienti ovviamente già dalla categoria, se non anche dalla Serie A, con capitano Antonini, sì, sì, sì. C'è Giorgi, c'è Cacia, è arrivato Bellomo, l'ultimo arrivato, insomma è una rosa piuttosto importante adesso da parte dell'Ascoli Picchi. Davide Cinaglia è stato scelto anche lui per far parte di questa rosa anche in maniera molto attiva, perché comunque si è preso in considerazione, ti utilizza
anche il tecnico in questo avvio di campionato, 4 presenze già insomma su 8 gare. Devo dire che insomma anche questo è una punta di orgoglio da parte tua, no? Perché comunque qualche tuo compagno si è trasferito altrove, è rimasto in Lega Pro, invece Davide Cinaglia è stato scelto per continuare l'avventura in cadetteria con l'Ascoli. No, infatti sì, sono molto contento. Come dicevi te, la squadra è molto forte, la rosa è ampia, ci sono giocatori di livello come Antonini, Giorgi, quelli che hai detto tu. Sì, sono contentissimo, anche se è normale, vorrei giocare tutte le partite, però non è possibile questo. Io giocarsi il posto con Canini, con Antonini, queste, cioè, insomma, sono, ma un ragazzo di 20 anni, 21 no, anni, no, è un orgoglio. E poi di questo vedere, deve far tesoro. Sì, assolutamente. No, ma poi vedere comunque allenarmi con gente come Milanovic, Canini e Antonini è ancora di più un orgoglio, perché Milanovic ha già vinto un campione di Serie B, Michele è il primo anno che fa Serie B, cioè ha fatto Antonini ha fatto 7 anni di Serie A, Antonini ha fatto la Champions, quindi per me è un motivo d'orgoglio. Chiedete qualche consiglio a qualche giocatore di questi di cui abbiamo parlato, oppure sono loro i primi che magari vi vengono sono loro i primi a darti consigli, però personalmente io chiedo tanto a Michele, parlo tanto con lui durante le partite, dopo l'allenamento, lui è lì disponibile che ti aiuta, ma tutti, anche Giorgi, tutti hanno sempre il consiglio per farti crescere. Gigi poi conosce Giorgi, bene l'ambiente. Giorgi penso che l'abbiate capito direttamente gli spogliatoi, che se non sta lì sta in curva. No, lui è il mio idolo, è ufficialmente il mio idolo. Tra l'altro Luigi Giorgi, la partita quella di ritorno, dei playoff con la Reggiana, era a fianco alla nostra cabina allo stadio con la maglia dell'Ascoli, lo so, ce l'ha detto e imprecò tutta la partita, ci mancava solo che entrasse in campo lì, urlava, dava consigli ai calciatori che stavano in campo. Era l'anno scorso, era paonazzo quando poteva, era sempre su SportTube a seguire l'Ascoli, sì. Quindi questo, vabbè, ma lui è un ragazzo di Ascoli, è comunque qui è per amore dell'Ascoli, quindi certo. Che ti hanno detto stasera? È una scelta di cuore. Attento a come parli, perché ti sentiamo. No, veramente non l'ho detto a nessuno. l'ho detto a pochi. Se no, se sentono poi domani nei spogliatoi, un macello. Durante la settimana Cinaglia insieme a Petagna sono andati nella rappresentativa Under 19 per quanto riguarda la Serie B, allenata da Piscedda. È stata soltanto un raduno a Coverciano, hanno giocato classica maglia azzurra contro maglie blu, ha vinto la squadra di Cinaglia con le casacche bianche, dall'altra parte c'era Petagna con le casacche blu, però insomma secondo me un po' loro a vicenda, si diceva, una volta vado io, una volta vai tu, però insomma entrambe due ottime prestazioni sia del difensore che dell'attaccante. Tra l'altro Petagna è partito fortissimo, poi lui alla distanza ha preso le misure insieme alla squadra, hanno vinto i bianchi dove c'era Cinaglia per 2-1, una bella esperienza comunque. No, sì, assolutamente, è stata una bellissima esperienza. Siamo stati poco, purtroppo abbiamo fatto solo un allenamento, due giorni, partita, sembra, sì, no? Però è stata una bella esperienza. Poi comunque c'era il mister dell'Under 21 a vedere la partita, quindi hai dato anche quel qualcosa in più in vista di una futura, magari. Ci saranno sicuramente amichevoli internazionali, mi sembra, prossimamente, sì. Quindi lì già sarà un banco di prove, anche sì, un'esperienza comunque, più sì, è un'esperienza bella, è una vetrina in più comunque, perché c'è la nazionale di B, ti dà una vetrina in più. Magari è una vetrina anche per l'Under 21, poi non si sa mai, però è stata veramente una bella esperienza. Che già, insomma, l'Under 21 già sarebbe un sogno, è un bel traguardo. Sì, no? Assolutamente. Parliamo invece di sabato prossimo, arriva il Crotone, capolista, 17 punti, te l'aspettavi? No, assolutamente, non me l'aspettavo, però il campionato di Serie B, da quanto ho capito e da quanto mi dicono i miei compagni, è particolare. Vabbè, cioè basta che vediamo l'anno scorso il Carpi e il Frosinone, che però giocano veramente bene, giocano un grande calcio, pare che giocano da una vita tutti insieme, vanno, cioè, tutti giocatori rapidi, veloci.
Speriamo che però sabato incontrano un Ascoli sicuramente affamato e che ha voglia di fare punti e di riscattarsi della sconfitta di Modena. Mi sembra che hai qualche amico del Crotone. Insomma. Sì, Federico Ricci, che lo conosco da 10 anni perché ha fatto la giovanile con me alla Roma. Capezzi, il centrocampista, che anche lui l'ho conosciuto tramite le nazionali e tutto. E poi basta. Sono loro due, che sono elementi, due giovani che stanno due giovani importanti bene. Insieme a giocatori che la B l'hanno fatta, come Stojan. Ci sono giocatori, insomma, anche qui di una certa qualità. Il tecnico Juric è un tecnico che alla fine, dopo tanta gavetta, anche lui, perché lui ha smesso di giocare, se non sbaglio, nel 2010. Nel Genoa era un mezzo idolo a Genoa, anche per via, insomma, della... c'è anche De Giorgio. Giocava sempre, sembrava un pirata quando giocava, però era sempre uno che dava tanto in campo, era un mezzo idolo per la curva genuana. Poi tanta gavetta come allenatore, ha fatto il secondo a Genova, poi le nazionali croate, e poi adesso sta sbarcando, tra virgolette, lunario nel Crotone, perché la sua squadra sta giocando davvero, davvero molto, molto bene. Lo conoscevi l'allenatore? Penso di no. No, non lo conoscevo, però da quanto pare gioca molto simile al Genoa. Sì. Perché anche il Genoa gioca in questo modo, hanno la stessa tattica, le stesse. Infatti, credo movenze. Che lui abbia portato molto della sua esperienza, sia da calciatore che poi anche lì ha fatto il secondo in primavera. Sì, sì. No, ma anche il secondo a Gasperini. Esatto, perché Gasperini lo portò a Genova. Infatti, il Crotone assomiglia molto al Genoa, però mi hanno sorpreso. Ho visto la partita con la Salernitana. L'unica partita che ho visto è veramente. No, sono andate a 1000, l'ho vista anche io, sì, quella partita, sì. Andavano a 1000. No? Che anche contro il Livorno sia stata simile, perché sì. 3-0. Sì, sì. Quella partita ho pensato, oggi la Salernitana ha sbagliato totalmente la partita, o è davvero troppo forte il Crotone? Beh, penso che la Salernitana non è che abbia sbagliato la partita, però è andata in difficoltà perché di fronte aveva un avversario veramente che era in giornata, sì. È solo che 2-3 giornate, anzi molto di più, che vanno sì, quindi sì, infatti c'è proprio questa statistica che è primo in classifica imbattuto dalla prima giornata, quando ha perso 4-0 con il Cagliari, poi in 7 gare 5 vittorie e 2 pareggi con 15 reti fatte e soltanto 2 reti subite, questo grazie a Emiro che ci manda i numeri. Esatto. Le statistiche molto, molto puntuali e molto precise. No, è una squadra che sicuramente in questo momento è la rivelazione. È destinata forse anche a fare bene, perché le partite sono tutte convincenti, non sono vittorie comunque nate dal punto di vista degli episodi, sono vittorie nate da un gioco, da una qualità e da risultati molto convincenti. E soprattutto da un gruppo che, Cagliari, come diceva Davide, si è consolidato nel tempo e sta facendo bene. E Cagliari e Bari devono stare attenti. Passando tutto sulla velocità, sulla rapidità. Volevano vincere questo torneo a mani basse. Il Bari è partito un po' in difficoltà adesso, però il Cagliari secondo me è ancora la favorita. Ancora la favorita del campionato, però la palla è rotonda. Anche, aggiungo quindi... io, anche dal punto di vista arbitrale, ho visto qualche situazione, per esempio nella gara fuori casa a Chiavari contro la Virtus Entella, che lì proprio Babbo Natale in anticipo passa, arriva. Quindi... Non tralascerei il Livorno, anche perché insomma. Sì, anche se ha accusato qualche battuta d'arresto, già le prime critiche importanti nei confronti del tecnico Panucci. Politicamente questi contano, capito? Fanno Renzi che è toscano. Non lo so, però tra Livorno e Firenze se corre buon sangue, non credo. Sabato, espulso Canini a Modena, salterà per un turno il match, la casacca titolare potrebbe arrivare sulle tue spalle. Non lo so, vedremo sabato, lo spero. Spero che mi sia data questa occasione e darò il mio 100% come in ogni partita. Potresti essere nel centro della difesa al fianco di Milanovic, no? E credo che per il fatto che qualcuno degli avversari conosce, anche in quel caso potrebbe essere un'arma importante per il mister che ti sceglie, ma anche per te che sei in campo. L'ho detto prima, lo spero di giocare perché comunque
fa sempre piacere giocare, soprattutto in casa, davanti a un pubblico che è fantastico ogni giornata, anche a Modena sono di tanti e si fanno sempre sentire, quindi lo spero con tutto il cuore. Oh, Andrea Longo, iniziamo a leggere qualche messaggio da Porto San Giorgio. Ci scrive: Di Biagio sabato sarà in tribuna al Del Duca a vedere Altobelli, Cinaglia, Petagna. Chi tra questi è pronto per la Under 21 da titolare? Altobelli non penso che possa essere convocato perché per l'Under 23. Cinaglia, io direi tutti e due. Speriamo veramente. Potrebbe essere sì una bella vetrina, una bella occasione. Allora invece dalla Germania ci ascoltano attraverso lo streaming, Germania Bianconera, il Crotone c'è l'Umagnema, forza Ascoli. Dialetto questo, sì, eh? Sì. Credo che c'è qualcosa, sì, qualcosa sì. Non tutto però qualcosa capisco. Qualcosa di romano qualche volta c'è anche nel ce lo mangiamo, capisci che significa ce li mangiamo, il Crotone ce lo mangiamo, e credo che l'Ascoli abbia tutte le carte regole per far bene, comunque al di là della forza che può esprimere il Crotone in questo campionato. No, sì, assolutamente. Come abbiamo detto prima, giocatori di livello che sanno, che hanno l'esperienza anche, e quindi faremo di tutto per fermarli. Daniele da Monte Giorgio scrive: Cinaglia merita di giocare titolare nell'Ascoli perché è un ottimo difensore e un giovane di grande prospettiva. Gli auguro una grande carriera, naturalmente con la maglia del Picchio, perché lui sa che indossarla è un onore ma anche una grande responsabilità. In bocca al lupo, Daniele da Monte Giorgio. Il lupo, lo ringrazio, però bastone e carota è un onore, sì, ma è anche una grande responsabilità. Sì. Vedi? L'ho visto e soprattutto l'ho provato e l'ho sentito. Che... Ma credo che i tifosi dell'Ascoli, ormai tu sei da il secondo anno, hai capito come. Sì, assolutamente. Come sono, no? Sì, sono sì. Di una. Ad Ascoli si vive di Ascoli Picchio 7 giorni su 7. E quando si vince tutti alle stelle, quando non si vince iniziano si è la legge delle grandi piazze, però è sempre così, il calore c'è sempre, non manca mai durante le partite, penso che ve ne accorgete in campo. Basta che vediamo l'anno scorso il periodo, diciamo, c'è stato un periodo che andavamo male, ma loro ci hanno sempre seguiti e ci sostenevano sempre, quindi questo ci fa capire che sono attaccati alla maglia e che ci tengono tanto all'Ascoli. Pausa commerciale per Occhio alla Prossima, noi torniamo subito dopo, linea regia. Eccoci ancora qui in diretta con Occhio alla Prossima da Latte Emilia, in studio con Serafino Gallo e Degeno Gaspari. Abbiamo il difensore dell'Ascoli Picchio, Davide Cinaglia. Vi ricordo, per avere l'ascolto, 339-81-49-501 per i messaggi, gli sms, whatsapp anche attivo con questo numero, radiogol@latteemiliaascoli.it. Per quanto riguarda invece le vostre email, 0736-30-41-31 per le vostre telefonate. Ce n'è già una? No, non è in onda, allora andiamo a vedere se c'è un altro messaggio. Dunque, qui segnala qualcosa il nostro computer, invece no, forse era quello di prima. Allora noi, in attesa delle vostre telefonate, torniamo invece in diretta a parlare con il nostro ospite Davide Cinaglia, dicevo difensore dell'Ascoli Picchio. Durante la pausa si parlava un po' dell'ambiente di questa, anche prima della pausa commerciale, del calore di questa tifoseria che si percepisce subito anche dalla presentazione, dicevamo, no? Piazza Ringo era davvero stracolma di entusiasmo per un campionato che doveva iniziare, ma soprattutto per, non tanto per, i tifosi hanno tenuto a ribadirlo, quella non era la festa per la Serie B, quella era la festa del Picchio, cioè la seconda festa del Picchio, cioè la festa dei tifosi dell'Ascoli, a prescindere dal fatto, a prescindere dalla categoria, e quell'entusiasmo che c'era in piazza, poi chiaramente con la presentazione e col discorso della Serie B ha generato un entusiasmo fuori misura. No, è stato veramente emozionante essere presentato davanti a tutta quella gente in piazza. È stata veramente una cosa magnifica. Telefonata, pronto? Pronto, Serafino. Buonasera, Palma. Ma stasera non devi andare da nessuna parte. Davide Cinaglia ti ha riconosciuto perché ha fatto il cenno della campana, quindi sa chi sei, attenzione a quello che dici. Attenzione. Davide Cinaglia, la curva ti ama. Grazie. Oh. Mm.
dovete vincere quel crotone, ma sembra che si sentono superiori a voi, perché da molti di che sono i primi in classifica, quindi l'Ascoli gli fa paura, perché tanto l'Ascoli è una frescona, si impaurisce e non tira in porta. Ma può essere? No, no, assolutamente no. Ma ti fa giocare a te? Non lo so. Beh, mo vediamo. Perché non vieni più a suonare la campanella? Perché non vieni più a suonare la campanella quando arriva il pullman? Ma sì, mo vengo, perché mi faceva male un ginocchio. Ah. Mo pare che il ginocchio è guarito, mo io mi fermo lì davanti. Va bene. E comunque io mi sono segnato pure Serafino, che stavamo in un motel. Va bene, ciao Palma, che arrivare. Palma, dobbiamo spiegare a Davide Cinaglia, se no chissà cosa pensa. Questo è il suo teatrino al tema di ogni telefonata. C'ha sempre queste rime. Mo io devo fare con te, però, tutti gli amici, clienti e tifosi del bar Transatlantic Caffè. Lo salutiamo anche noi, siamo stati anche lì lo scorso campionato. Stasera c'era il presidente del Monticelli, Roberto De Santis, mi pare, non so, quello che c'ha Paoletti. Sì. Che c'ha il, come si chiama? Va bene, Palma, 10 secondi, ti dobbiamo lasciare. E ciao. No, l'ultimo. E poi un saluto grande a Stangoni. E la nostra favola è. Va bene, grazie. Grazie tutti. Palma, salutiamo, ciao. Palma. Fortuna ciao, che ciao. Davide Cinaglia la conosce, perché se no chissà che pensa. C'è un'altra telefonata, pronto? Chi parla? Pronto? Sì, chi parla? Siamo in diretta. Occhi alla prossima. Lei è? No, io volevo chiederle, io sono nella zona di Rimini. Sì. Allora, forse era una telefonata per la radio, per motivi forse di richieste di musica, io non lo so, magari. Vabbè, poi la regia ci girerà la telefonata giusta eventualmente. Allora, una domanda per Davide Cinaglia. Volevo sapere da Davide dove si trova meglio in difesa, 5 o a 4? Grazie. A 4, mi piace più giocare una difesa a 4. C'è sicuramente più spazio, ma anche più possibilità forse di... No, c'è meno traffico forse. C'è un 4-4-2 oppure... No, quello davanti è uguale, cioè non mi cambia molto. Però mi piace più giocare con una difesa a 4. Sinceramente non so, cioè non c'è un motivo. Però preferisco... Centrale, centro-sinistra, centro-destra. Quello è uguale. Ci chiede il nostro tifoso anche, dice, come ti trovi con Canini, come giudichi Canini fino a questo momento del campionato? Beh, è un difensore che non lo conosciamo noi, comunque 220 partite in Serie A, quindi si giudica da solo, parlano i numeri per lui, è un difensore fortissimo, di grande esperienza e i numeri, come abbiamo detto, parlano per lui, quindi, a me piace molto personalmente. Allora, altro messaggio. Dino. Vai Daviduccio, mio mito, Dino. Sì, tu sì. Sai chi è sicuramente. Sì, 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 lo conosco. Lo saluto. Allora, Davide Cinaglia, bello e bravo. Ti ho visto in Piazza del Popolo al gioco del picchio. Complimenti, in bocca al lupo per tutto. Da Laura, la tua grande ammiratrice. Avanti. Adesso ci trasformiamo anche in agenzia. Prendi il numero dopo. Attenzione che abbiamo i numeri. Scrivere. Questi sono tutti i messaggi dei nostri radioascoltatori. Diamo uno sguardo un attimo alle statistiche per quanto riguarda il Crotone, che è il prossimo avversario appunto dell'Ascoli Picchio, anche dell'arbitro che arbiterà appunto l'incontro di sabato prossimo. Allora, Ascoli e Crotone in Serie B sono incontrati in totale 11 volte, 5 in B e 6 in Serie C, 7 vittorie dell'Ascoli, 3 pareggi. Il Crotone ha vinto ad Ascoli una sola volta. Andiamo a guardare un attimo gli ultimi precedenti dalle due formazioni. Per essere più precisi, guardiamo soltanto gli ultimi tre. 2010-2011 finì 2-2 ad Ascoli, 2011-2012 3-2 per l'Ascoli e 2012-2013 2-0 per i bianconeri con gol di Soncin e di Loviso. Il Crotone è primo in classifica, imbattuto dalla prima giornata di campionato, l'abbiamo già detto, quest'anno fuori casa ha giocato 4 volte, ne ha vinta 1 2-0 a Vercelli contro la Pro e ha pareggiato 2 volte 0-0 a Perugia e a Vicenza e ha perso 4-0 a Cagliari.
due reti fatte, quattro reti subite, il miglior marcatore Stojan, tre reti, poi c'è Torromino, anche lui tre reti, ma di cui una sul calcio di rigore, e poi due reti per Ricci e due reti anche per Budimir, poi diversi giocatori di una rete, insomma una squadra che segna anche diversi gol, anche prolifica, no? Abbiamo visto anche nei risultati, Davide, una squadra importante anche da questo punto di vista. Sì, sì, fanno tanti gol, arrivano tante volte al tiro, sono una squadra forte. Oh, in campo nell'ultima gara esterna vinta 3-0 in casa contro del Livorno, hanno giocato con Cordaz tra i pali, Yaugui, Clayton e Ferrari dietro, Balasa o Balasa, Barberis, Capizzi e Martella a centrocampo, Stojan, Budimir e De Giorgio i tre davanti. Gli ex sono Francesco Modesto, Christopher Ade Bright, che è il nostro centrocampista, sì, che ha giocato nel Crotone, 12 presenze e un gol nelle file appunto del Crotone in Serie B, ed è Berrettone che non sapeva avesse giocato anche nel Crotone. Ma anche Francesco io. Ciccio Modesto? Sì, quindi me l'ha segnato, forse non è nel... Non so se abbia mai giocato quest'anno, però è segnato tra gli ex. Ad Ascoli ci ha giocato. Ad Ascoli sì, non so se quest'anno è nel Crotone, non lo sapevo. L'arbitro è Rosario Abisso di Palermo, che in Serie B ha diretto 21 volte, 5 vittorie esterne, 9 pareggi e 7 vittorie esterne, con 3 rigori concessi e 10 espulsioni sanzionate. Con l'Ascoli ha un precedente, 2 stagioni fa, Paganesi-Ascoli 0-1. Quindi per il momento con Abisso non abbiamo avuto niente a che fare, soltanto una volta una vittoria, quella di Pagani, insomma una partita abbastanza tranquilla, speriamo che rimanga così. Buonasera a tutti, un altro messaggio, un saluto a Cinaglia, sono convinta che questo gruppo, staff, mister possa andare lontano, le avversità, arbitri in particolare, non ci sconfiggeranno, se riusciremo ad essere superiori a questo saremo imbattibili, il resto sono chiacchiere. Firmato Stefania. Davvero si può pensare di essere imbattibili imbattibili no, però di sognare a qualcosa di importante, credo che ancora sia presto. Sì, è molto presto, prima bisogna raggiungere i 50 punti che è la salvezza, e tutto quello che viene dopo è un premio per noi, per lo staff, per la piazza e per la società. Quest'anno sì, il mister ha cambiato un po' l'impostazione tattica, no? della squadra. L'anno scorso preferiva magari un attaccante solo e due mezze punte, quest'anno invece il trequartista dietro le due punte. Sotto questo aspetto i ragazzi come hanno recepito questo nuovo, diciamo, atteggiamento del mister Petrone? Beh, siamo partiti in ritiro che non c'erano, anzi non c'era quasi nessuno della rosa che c'è adesso, diciamo, eravamo pochi. Però quando il mister ha le sue idee, noi ci atteniamo a quello che ci dice lui, ci troviamo bene, ci siamo trovati bene con tutti i moduli. Penso che all'inizio abbia cambiato perché aveva giocatori a disposizione che erano predisposti per un certo tipo di modulo. Adesso ha ricambiato perché sono arrivati nuovi giocatori, il gruppo finalmente si è formato, penso che sia per questo, non lo so. Un tifoso scrive, poi magari firmiamoli anche i messaggi che mandate, un po' come tutti, chiede se fino a questo momento, in questa fase del campionato, la difesa dell'Ascoli possa essere messa in difficoltà da squadre rapide e veloci come Pescara e Crotone, perché magari è un po' più lenta e manovriera la nostra difesa, no? Che in fase di impostazione, diciamo, ha dei giocatori magari che riescono ad impostare e che forse secondo il tifoso siamo un po' lenti, a me non sembra, però credo che sinceramente neanche a me, col Pescara abbiamo visto che avevano giocatori Fabio rapidi. Fabio chiede questo messaggio, grazie Fabio, ecco abbiamo girato la domanda. Col Pescara avevano i due attaccanti forti fisicamente, ma erano anche molto rapidi, come la, diciamo, padura, soprattutto Caprari, la padura e Caprari che si inseriva molto bene, quindi, dalla tre quarti, secondo quindi... me no, perché abbiamo visto che hanno fatto un gol che però è normale e Cocco non ha toccato palla praticamente, quindi secondo me no.
Diciamo che, anzi, la difesa dell'Ascoli secondo me ha dei validissimi elementi per poter giocare in diverse situazioni, credo che abbia delle soluzioni per tutte le tipologie di avversari che possono incontrare davanti. Sì, 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 anche secondo me possiamo giocare anche in diversi moduli. Abbiamo giocatori che possono fare tutti i moduli, quindi... Chi è l'attaccante che ti ha più impressionato in questo avvio di stagione? Degli avversari, ovviamente. Cocco. Ti è piaciuto Cocco? Nonostante sì. Abbia fatto poco, magari. Sì, però comunque penso che un giocatore si vede, anche se gioca male. Mi ha impressionato molto perché fisicamente è forte, è grande, ma giocava anche molto palla, scambiava molto e mi ha impressionato veramente tanto. Un po' come Petagna, no? Che lo anche vedi, lui. È un armadio di determinate dimensioni, però quando è in campo la velocità c'è, cioè la rapidità, poi nel tenere palla... Anche lui è un giocatore che mi ha impressionato tanto. Racconta ai radioascoltatori un aneddoto di Lapadula, che è andato in campo con la speranza che i tifosi bianconeri lo fischiassero in quella partita. Perché lui... Mentalmente è molto forte. Si prepara e... No, perché magari certe volte cose. Così i tifosi la prossima volta restano zitti, così sì, magari... Sì, lui è un carattere particolare, lui si carica molto con queste cose... Però i tifosi non l'hanno calcolato, hanno fatto bene. L'indifferenza totale è servito. Questa domanda magari la giro a Eugenio Gaspar, perché non credo che sia deontologicamente corretto far rispondere. Magari Davide dice: grande Cinaglia, va bene, è giusto che ti ispiri a Canini perché è un giocatore di esperienza. Poi dice: sabato secondo me è stato un po' un principiante a fare quella scivolata già ammonito, poteva evitarla lì. Fai il tuo, non sei seconda a nessuno, ti dice questo tifo. Forza Ascoli e forza Curva Sud. Quindi un grandissimo apprezzamento per Cinaglia. Per quell'episodio sì, forse sì, sì, è entrato deciso, diciamo lui pensava dall'esperienza di Canini non ci si aspetta magari un cadere in un errore del in genere, in quell'intervento così poteva forse evitare, però magari una scivolata, uno alza un po' il piede, non è che dice magari sta a pensare che l'arbitro sta lì col cartellino già pronto nella custodia a tirarlo fuori, quindi ci può pure stare, insomma va anche perdonato e qualche volta va anche capito un giocatore che fa un intervento del genere. Stefano da Ortona, ma Ascolano Doc, si firma così, quindi probabilmente ci starà ascoltando attraverso internet, perché arriviamo in Abruzzo, ma credo fino ad Ortona non arriviamo, solo attraverso Ortona, provincia di Chieti, se non vado Chieti non ci arriviamo, ma arriviamo ai margini di Pescara, quindi è grande Cinaglia. Però una domanda: sei sicuro che i rigori ci stavano tutti e due? Stammi bene e forza ragazzi, firmato Stefano da Ortona. Ha detto non ci stavano tutti. No, ci stavano perché forse ha letto una dichiarazione che è apparsa su internet da parte di Cinaglia, che diceva comunque si potevano anche dare. Dal mio punto rigori. Di vista secondo me sì, c'erano tutte e due al limite proprio, no? Come c'era anche il rigore su Perez secondo me. Sì, nel primo caso noi abbiamo anche visto che dalla nostra prospettiva era difficile capire la gamba di Pirrone se avesse colpito davvero l'avversario, che ovviamente lì in quel caso basta che lo sfiori, quello si butta a terra, nella di rigore, e lì l'arbitro non può far altro che se lo tocca di dare il rigore. Nel secondo caso l'intervento di Adde forse poteva sicuramente evitarlo, Adde, però era un po' al limite, se lì tra il pallone e la caviglia. Sì, però non si dà un rigore. Tu non l'avresti dato, immagina. No, a parte che vabbè, però insomma, uno è da capire anche l'intervento. Se c'era Caccia che difendeva la palla, il difensore del Modena gli dava quel giorno il Modena non doveva perdere. Come è vero, come dice lui, che il rigore su Perez, cioè se il metodo di misura è quello. Infatti ecco quello su Perez va dato. È quello che io non riesco a capire, per quello prima abbiamo tirato in ballo un po' la malafede, no? Perché se dai i rigori che hai dato contro l'Ascoli devi dare anche quello a favore dell'Ascoli, quello che ha subito Perez, perché effettivamente è stato tirato giù e si è visto proprio sotto agli occhi del direttore di gara, quindi insomma. Allora scrive Boro,
grande Boro, amico Boro. Cinaglia non deve uscire dallo studio senza aver pronunciato una frase in ascolano di senso compiuto. Noi andiamo in pubblicità, poi la frase ce la ragioniamo durante la pausa. Linea regia. Caffè del Duca, bar, tabaccheria, ricevitoria, lotto e super enalotto, punto Western Union, emissione e pagamento voucher IMSS e bollettini, biglietteria Ascoli Picchio e rivenditore ufficiale di tutti i prodotti a marchio Ascoli Picchio, Viale Costantino Rozzi, Ascoli Piceno, telefono e fax 0736 41 87 7. Garanzie per la tua auto. Autofficina TL di Tofani Luca. Officina meccanica, elettrauto, diagnosi elettronica, servizio revisioni, controllo efficienza motori, esperienza e grande professionalità. TL è ad Ascoli Piceno, in Viale Treviri 218. A tutti gli abbonati del Picchio, sconto del 20% sul tagliando completo. Telefono 0736 78 07 58. Birreria, pizzeria, Alpen Rose, anche paninoteca e ristorante con sala fumatori, maxi schermo con Sky, Mediaset Premium Club per le partite di Champions League e rete Wi-Fi free. Alpen Rose Guest House ad Alba Adriatica in via Trento 7, telefono 0861 71 08 66, aperto dalle 19.30 alle 3. Birreria alpenrose.it, seguici anche su Facebook. Uno per tutti, tutti per tre. Restore di Fabio D'Altobrando, presso Centro Commerciale Albattente e a Piazza Arringo ad Ascoli Piceno. Vieni a scoprire le offerte del mese. Telefono 0736 40 32 09. Se punti alla cucina ascolana, usa l'Arco. Ristorante pizzeria L'Arco, la tipica cucina ascolana da gustare in un ambiente amichevole. Venerdì sera baccalà su prenotazione. Ristorante pizzeria L'Arco, via 4 novembre Maltignano, chiuso il mercoledì. Telefono 0736 30 44 90. Piceno Gas Vendita è un'azienda del tuo territorio. Negli uffici di Ascoli, San Benedetto, Alba Adriatica, Comunanza, Maltignano, Offida, Rotella, Nereto e Torano potrai contare su consulenti in grado di consigliarti la migliore soluzione. Con Piceno Gas risparmi da subito il 10% rispetto al tuo attuale fornitore. Piceno Gas è il metano del tuo territorio e presto è anche energia elettrica. Chiama il numero verde 800 28 74 44 o consulta il sito web www.picenogasvendita.it. Piceno Gas Vendita ti semplifica la vita. Per una cena che ti riempie il cuore, Pub Pizzeria da Bruno. Pizze classiche, integrali e senza glutine, primi piatti, secondi e fritture tipiche ascolane. Il tutto accompagnato da un'ampia scelta di birre e vini di qualità. Ti aspettano nel centro storico di Ascoli, in via Palestro 15, nei pressi di Piazza Arringo. Dai vita al tuo cuore, Pub Pizzeria da Bruno. Info e prenotazioni 0736 25 04 75. Eccoci qua, 20 e 13 minuti con l'ultima parte di Occhio alla Prossima da Latte e Miele con Serafino Galli e Gianno Gasperi in studio, il difensore dell'Ascoli Picchio, Davide Cinaglia. Boro è stato cattivello, no? Ha chiesto una frase di senso compiuto. Davide Cinaglia ha detto che baratta la sua maglia a posto della frase di senso compiuto in dialetto ascolano, che non è poi semplicissimo da afferrare e da pronunciare. Quindi ha detto: assolutamente sì. Caro Boro, se segna ti presenti, ti dà la sua maglia autografata. Sì, sì. Se segna domenica casco di Crotone, calcio d'angolo di Grassi, no? Colpo di testa di Cinaglia e palla in rete e maglia a Boro. Perché ha scelto il numero 13? Il numero 13 è la data di nascita di mio papà, e poi il numero 13 per me lo aveva uno dei difensori più forti del mondo, che è Nesta. Ah, eccolo, quindi ecco. Secondo me, poi... cioè, beh, Nesta ai tempi, d'oro. Stato... anche se ha giocato alla Lazio, però. Si cominciano a scoprire un po' i siparietti. No, sì, però, perché Davide è di Roma, e lì o Roma o Lazio, abbiamo capito che è romanista. Sì, sì, sì. E quindi, insomma.
Fategli dare la maglia, scrive Poro, con le faccette del sorriso, con le lacrime di ma la mettiamo qui in radio, però esposta. La maglia se ce la dà. Ma la maglia quale? Scusa, la t-shirt che indossa adesso? Non la vedete perché siamo in radio, non c'è neanche la telecamera, non siamo su Periscope, non siamo da nessuna parte. Però è una t-shirt grigia. Se vuoi quella, io mi mi facciamo dare quella. Boro, no, la maglia. La maglia del picchio. Ok. Stefania scrive ancora: il senso non era quello, lei dice un passo alla volta, superare il comportamento di un arbitro scandaloso, nervi saldi e credere in se stessi, perché poi tutto sarà più facile, i risultati verranno, perché questo in questo gruppo, questo volevo dire, scrive Stefania. Eugenio, volevi aggiungere qualcosa? No. Bomber da Porto San Giorgio dice: domanda a Cinaglia, cosa hai appreso da Silvano Benedetti e cosa ti ha detto dell'ambiente Ascoli? Ma lui era, sa, con i bambini piccoli nel Torino, ci ho parlato poche volte e quindi anche di questa cosa dell'Ascoli non ci ho parlato personalmente. Lui ha giocato ad Ascoli, Ascoli in Serie A, ha giocato Silvano Benedetti, e un giorno che lo rincontri, fatti raccontare del gol che si mangiò contro la Juventus, poi l'Ascoli mi sembra che perse 5-1 in casa, e fu la gara dell'ultimo gol di Platini in Italia, segnò ad Ascoli. Mm-hmm. Però quella gara, non ricordo se sull'1-0 per la Juve o sullo 0-0, su un'azione rocambolesca Silvano Benedetti a 3 centimetri dalla linea di porta sotto la curva sud mandò la palla in curva. Come ha fatto lì non lo so, chiaramente lì i piedi a difesa, Silvano Benedetti era fortissimo di testa in elevazione, un po' meno con i piedi, in quella partita si notò. Fatti raccontare un giorno, se dovevi raccontare Silvano Benedetti ad Ascoli, mi hanno detto che non Ascoli Juventus hai fatto gol, hai provato a fare gol in curva, vediamo cosa ti racconta. Allora, vediamo altri messaggi che sono arrivati. Dunque, non fatelo uscire dallo studio senza aver pronunciato forza picchio in giapponese. Insomma, voglio la maglia anch'io. Adesso e siamo in due. Adesso, no, vale solo il primo. Forza picchio in giapponese. Forza picchio credo che lo sappia dire. In giapponese è dura. In giapponese è un po' difficile. Dovremmo trovare. Come si dice? Soprattutto se Fabio, come si legge? Soprattutto come si. Anzi, Fabio, se lo sai, magari. Mandaci un WhatsApp audio. Non audio ci mandare WhatsApp. I caratteri giapponesi, mandaci solo la pronuncia. Come anche si un audio WhatsApp, magari la mandiamo in onda. Esatto, va benissimo anche un audio WhatsApp. Oh, tornando invece a proposito. Ce l'ha scritto Ishidi Wusba. No, questo te lo sarei inventato sicuramente. Non si pronuncia così. No, a parte gli scherzi, torniamo parlando proprio dei tifosi. No? Lui, abbiamo sottolineato più volte anche con Cinaglia il calore dei tifosi. A fine partita, andare sotto la curva, abbracciarsi tutti insieme e saltare ormai a quel ritornello alle picchio che dallo scorso anno è diventato quasi il nuovo inno di squadra. No, ma e prima tifosi. È bello perché fanno il capannello tra di loro, esatto. Insieme poi cosa vi dite, ci spiacerebbe saperlo, però non si può dire. Quelle sono cose che rimangono dello spogliatoio. Sono sempre curioso di capire cosa si dicono in questi capannelli. Ma è giusto, la legge dello spogliatoio è la legge più dura di tutte. Esatto, dicevo di quel ritornello che ormai dallo scorso anno è diventato quasi il vostro inno della squadra e dei tifosi, perché a fine partita, a parte ve lo cantano sempre durante il match, sì. Però a fine partita è davvero qualcosa di incredibile, squadra e tifosi sotto la curva e tutti abbracciati. Sinceramente, personalmente è veramente una cosa molto bella. Purtroppo non si può più fare perché ce lo vietano, cioè nel senso che non si può più andare sotto la curva proprio. Ah, questo non la sapevo. Sì, perché c'è il rischio che il giocatore venga squalificato. Dopo a fine partita? Sì, quindi, però anche farlo da lì, da vicino alla porta, è comunque un'emozione bellissima. Oh, è una norma che vi hanno comunicato quest'anno? Sì. Nuova, che non si può andare a fine partita sotto? È un nuovo regolamento, sì. Oh, questa. Però nell'esultanza sì. Ma questo non lo so, però non. Sinceramente del gol. Sappiamo solo che nell'esultanza sicuramente non ci si può togliere la maglia perché parte il giallo. Alla fine proprio andare. Questa della fine andare sotto la curva mi è nuova e sinceramente non la capisco. Perché io posso capire anche. Allora,
avrei capito di più durante la partita, perché perdi secondi, perdi qua, perdi su, ti levi la maglia e va bene, ma a fine partita, cioè su una vinto va anche questo fa parte dello spettacolo, fa parte comunque di una, sì, infatti, di una situazione, cioè, si vuole riavvicinare i tifosi vietato allo stadio e poi con queste regole si rimette qualche paletto. Sì, sì, perché se ma questa è nuova, infatti no, va un po' a ledere anche se vuoi la adesso che ce lo dice tifoso, a memoria ricordo che le ultime gare loro si sono fermati sulla linea di fondo campo, però se non mi avesse detto questo per me vabbè, si sono fermati lì, posso, cioè è una cosa in cui non avrei fatto caso, adesso che ho capito il motivo no, dico, però è bello anche il rapporto che si è creato, no, questo sì, anche magari dopo una sconfitta i ragazzi vanno lo stesso sotto la curva, no, sono accolti allo stesso modo di, certo sono una tifoseria un po' più fredda se si perde, però è bello perché, come dicevo a Davide, si va sotto alla tifoseria, infatti poi a fine partita si festeggia quando si vince, insomma, ecco, quindi ma chi può scrivere, l'arbitro in questo caso, il commissario di campo, perché l'arbitro mi sembra che rientrano forse rimane fuori, cioè non lo so, forse rimane nel quarto uomo qualche ispettore FIGC che sì, rimane sì, fuori, loro penso di sì. Telefonata, pronto sento rumori, ma no, pronto? Vediamo se Luca riesce dalla regia riesce a ritrovare la telefonata. Buonasera a tutti, questo è un altro messaggio. Sabato abbiamo ingoiato un boccone estremamente amaro. Un arbitro così indisponente, faccio fatica a ricordarne uno peggiore in oltre 45 anni che segue il nostro picchio. E voi, per Cinaglia, voglio augurare una meravigliosa carriera. Secondo me può ripercorrere la stessa carriera di un altro nostro centrale che abbiamo avuto e che ora è in nazionale. Balzano. Davide, gli capite di chi stanno parlando? Per Sabato deve di questo a scuola scrive la seconda parte in dialetto, che qualche volta riusciamo, cioè la leggiamo, perché però dobbiamo leggere un attimo prima, perché sì. Allora, per Sabato che vedeve di nu deveme i cap e vence po se vede quello che ve fuori i ce crede e vu forza picchio firmata a scuola. Te la traduco, abbiamo l'ho capito, i ce crede vu, hai capito? Sì. Io ci credo e lui poi, dice voi per sabato dobbiamo vincere, dobbiamo giocare per vincere, poi vediamo quello che viene fuori. Io ci credo e voi? Noi certo che ci crediamo. Credo che sia scontato. No, sul discorso del difensore, lui ti augura una carriera come quella di Barzagli, che fondamentalmente il suo trampolino di lancio è stato Ascoli, lo aveva anche detto più volte Barzagli in alcune sue interviste. Da qui è partito alla grande e poi non si è più fermato. Sì. L'ho scoperto l'anno scorso che ha fatto l'anno di C, ha vinto il campionato e poi è rimasto in B. Spero, non lo so, magari. 34 anni Barzagli è davvero, io ho visto la partita tra Inter e Juventus domenica sera, secondo me è stato il migliore della Juventus, sì, Barzagli, sì, ma anche ieri sera ieri non sono riuscito a vederla, però secondo me è stato il migliore della Juve, nonostante 34 anni, nonostante giocasse in un ruolo non titolare suo, della nazionale, perché lui è un centrale, ha giocato da laterale e camminava infatti nonostante poi la mole, perché sia anche bello grosso, riesce anche ad essere veloce qualche volta. Dice l'ascoltatore, sì, è una cosa vera, la Lega a fine campionato scorso ha evitato di festeggiare sotto le curve, classica vergogna all'italiana, poi chi si vende le partite mantiene le categorie. qui torniamo sempre sui discorsi dove la lingua batte dove il dente vuole. Io non voglio aprire questo discorso di cui abbiamo già dibattuto, però Kikara Kitsukuki, questo è Germania bianconera che ci... questo potrebbe essere, poi io me lo scrivo e poi vado a vedere cosa significa Kikara Kitsukuki, che sarebbe forza picchio in giapponese. Kikara Kitsukuki, dopo ce lo scriviamo e cerchiamo di capire se è vero.
Siamo quasi in chiusura, c'è una telefonata forse? No, volevo chiedere, questo non c'entra niente con l'Ascoli, conosci il Ezzolino Capuano, tecnico dell'Arezzo di Salerno? No? L'ho conosciuto. L'hai conosciuto? Dopo, sì, quello che è successo purtroppo, però non lo conoscevo. Stava imbestialito su internet, è diventato abbastanza virale un video di Ezzolino Capuano che è arrabbiatissimo con la sua squadra dopo una sconfitta all'entrata dell'Arezzo, dopo una sconfitta in casa, una sconfitta in amichevole contro la squadra di promozione, sembra una sconfitta per 1-0, gli spogliatoi ne ha urlati di tutti ai giocatori: siete delle puntini, io vi scanno, una cosa del genere, vi squarto, una cosa del genere. È stato incredibile, pare che su internet, non so, questo video che probabilmente qualcuno che era negli spogliatoi lo ha reso noto, perché non poteva essere diversamente, ma su YouTube forse o da qualche altra parte, io non l'ho ancora visto, ma ho letto questa notizia sul sito di Sky, è diventata praticamente una... ecco perché volevo chiedere se ha avuto la fortuna o sfortuna a Cinaglia di incrociare Capuano in qualche come suo precedente allenatore o in qualche situazione, ecco tutto qua. No, mai, non l'ho mai incontrato, neanche da allenatore, mai. Certo, un allenatore che parla così ai giocatori. Ma quelle sono spogliatoie, si rischia forse di. Non lo so. Secondo me sono cose che, come ho detto prima, la legge dello spogliatoio. Magari se ne dicono intatta. Anche in tanti altri spogliatoi, sì, però non deve uscire niente di quello che si dice nello spogliatoio. Certo. Tra allenatore e giocatore, tra giocatori stessi. Secondo me, non so, il ragazzo che ha fatto l'audio è stato messo fuori rosa, da quanto ho capito, e purtroppo sono cose che non è stato individuato, vabbè, lì poi si fa presto, no? A capire, secondo me, chi può essere stato. E in quel caso scatta la punizione, però insomma il video pare che sia diventato, l'audio sia diventato virale attraverso internet. Bene, siamo in chiusura di questo appuntamento con Occhio alla Prossima. Ultima battuta con Davide Cinaglia, non ti chiedo il pronostico perché ovviamente non lo facciamo, però insomma l'augurio è che l'Ascoli faccia davvero una grandissima partita per sabato. Sicuramente sì, ce la metteremo tutta per portare più punti possibili a casa. E speriamo che riusciremo a fermare questa partita che è difficile. Anche perché poi martedì c'è un altro match, si va ad Avellino, un'altra gara difficile, sì, un ambiente anche particolarmente caldo. Assolutamente, anche perché loro vengono da delle sconfitte, cioè, sì. Quindi poi si vorranno rifare. Un'altra trasferta, se non vado errato, a Vicenza subito. No, prima giochiamo in casa con la Provercelli. Esatto. Con la Provercelli poi andiamo a Vicenza. Sì. E quindi, insomma... chiudiamo, c'è la telefonata, se c'è abbiamo ancora un minuto per mandarla in onda. Non c'è la telefonata, allora chiudiamo qui questo appuntamento con Occhio alla Prossima. Io ringrazio Davide Cinaglia per la sua partecipazione, sei andato alla grande, te lo possiamo così, se c'era qualche compagno che ti ascoltava glielo confermiamo, sì, anche noi. Sì, c'è stato Ivan che mi ha registrato, il nostro portiere. No, è stata una bellissima esperienza, io ringrazio voi. Grazie a Davide Cinaglia. Saluto tutti quelli che hanno scritto. In bocca al lupo per sabato. Grazie, crepi il lupo. Grazie all'Ascoli Picchio, nella persona di Valeria Lolli, l'addetto stampa dell'Ascoli Picchio, che ha accompagnato Davide Cinaglia in radio. Grazie Geno Gaspari. Grazie a te, grazie Davide, in bocca al lupo per la grazie, partita. Grazie, crepi. Grazie a Luca Ballatori in regia, Serafino Galli vi saluta e vi auguro una buona serata. L'appuntamento con noi è per sabato in diretta dal Del Duca. Vi racconteremo l'incontro di calcio tra Ascoli e Crotone.